Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. In una commovente dichiarazione pubblicata su Facebook, i figli di Sandra Milo, figura emblematica del cinema italiano, hanno annunciato la scomparsa della loro amata madre. Deborah Ergas, Ciro, e Azzurra De Lollis, hanno condiviso che la madre si è spenta pacificamente nel sonno, alle 8:25 del mattino, in linea con le sue ultime volontà, circondata dall'affetto dei suoi figli e dei suoi fedeli cani, Jim e Lady. La famiglia ha chiesto al pubblico di rispettare il loro profondo dolore e di pregare per l'anima dell'attrice. Nata a Tunisi, Sandra Milo ha vissuto una vita personale turbolenta. Sposatasi molto giovane, all'età di 15 anni, con il marchese Cesare Rodighiero, si è poi unita al produttore greco Morris Ergas, con cui ha avuto la sua prima figlia, Deborah, nata nel 1963 a Milano. Dopo la fine di questa relazione ha avuto altri due figli, Ciro e Azzurra, con Ottavio De Lollis, che l'ha successivamente lasciata, costringendola ad allevare da sola i loro figli. Ciro è nato nel 1968 e Azzurra due anni dopo, nel 1970. Deborah, la figlia maggiore di Sandra Milo, vive a Roma, si è affermata come cittadina italiana ed ellenica. Giornalista dal 2001, ha seguito le orme di sua madre lavorando in televisione, diventando una delle corrispondenti dello show La Vita in Diretta. Nel 2017 ha criticato aspramente l'imitazione di Sandra Milo fatta da Virginia Raffaele a Sanremo, difendendo l'immagine di sua madre. Azzurra, la più giovane, ha seguito le orme di sua madre nel mondo del cinema. La sua nascita, segnata da un miracolo, è stata fonte di ispirazione per molti fedeli. Nata cianotica e senza attività cardiaca, è stata salvata dalle ferventi preghiere di Suor Costantina a Madre Maria Pia Mastena. In seguito, Azzurra è sopravvissuta a un attentato terroristico all'aeroporto di Fiumicino nel 1985. Molto riservata sulla sua vita privata, vive con sua madre. Ciro, l'unico figlio maschio di Sandra Milo, ha dato alla luce un nipote all'attrice, Flavio Milo De Lollis, nato nel 2015. Sandra Milo ha rivelato di aver dovuto continuare a lavorare a causa della disoccupazione dei suoi figli. Ciro, che ha sofferto di grave depressione, è oggi sposato con Vanessa Ceccarini. Sandra Milo, madre e nonna, lascia dietro di sé un'eredità cinematografica indimenticabile e un'impronta indelebile di coraggio e devozione familiare. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!